amore. E qui ad amore siamo messi bene. A te la linea. Porcelloni. Un aggettivo per descrivere suo marito. Eccezionale. Un aggettivo, una cosa che invece indichi il suo, un suo difetto. Sono un po' permalosa. Non un suo di suo marito. Sì, stiamo parlando di suo marito. Non ci interessa, vogliamo parlare di suo marito. No, 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 che difetto, non ne trovo. Che fantastica mogliettina. Mi si scioglie, mi si scioglie. Perfetto. E il suo difetto invece? L'ho detto prima, sono permalosa. Mannaggia, povero suo marito. Ciao. Un aggettivo che definisca una qualità di sua moglie. Meraviglioso. È un difetto? Difetti così come tutte le donne. Avete tutti, no, aspetta, aspetta. Parliamo di difetto di sua moglie, non di tutte le donne. Non posso attribuire un difetto. Una cosa che le dà fastidio. Il rapporto tra me e mia moglie sono 37 anni. E auguri, 37 anni. E non ci siamo anni, ancora separati. Perfetto, questa è una cosa positiva. Questa è veramente una cosa eccezionale. Un aggettivo eccezionale. Un aggettivo per definire suo marito. Speciale. È un difetto. È un difetto? Troppo altruista. Troppo, troppo, troppo. Troppo, tanto. 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 Quindi mi raccomando, diventi un po' meno altruista se vuole stare altri 35 anni con sua moglie e non litigate mai. Una splendida coppia. In bocca al lupo, grazie mille. Ciao. Una splendida coppia con una bambina, una splendida famigliola. Indovinate da dove vengono questi signori? Sicuramente sono forestieri, da? Valera Fratta. Provincia di Lodi, ecco. Ah, ecco, ero un po' indeciso se dire Valera Fratta e poi dove si trova, dov'è? Provincia di Lodi, e la tagliamo. Ciao, tu ti chiami? Barbara. Linda. Linda, invece il tuo nome? Massimo. Complimenti per gli occhi di suo marito, sono davvero eccezionali. Noi, non li ha voluti ragazzi, egoista. Turisti fai da te? Assolutamente sì. La prima volta che siete qui a Lido di Noto? No, veniamo spesso. Quindi siete arrivati il... Siamo arrivati 2 settimane fa. Per poi ripartire? Il 23. No, perché c'è l'Italia questa. Vabbè, non vogliono ricordare. Un pregio di sua moglie. È carina, è fantastica, è brava in cucina, è brava, 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 è una vera regina. Un difetto di suo marito. Come un? Difetto di suo marito. E Tirchio, non gli ha regalato gli occhi ai miei figli? E diciamo che ci siamo. Detto ciò, buona vacanza e buon divertimento. Voi, no, ciao!